questa meravigliosa festa e a tutti gli altri sponsor che poi vedete qui in sovraimpressione. Posso fare il preambolo? Non ci siamo? Vado? Allora, visto perché lui ci teneva a fare questa piccola presentazione, sto parlando appunto di Pino Campagna. Facciamo un applauso a questo grandissimo comico. Il personaggio che andiamo a presentarvi è stato una delle colonne di Zelig, un comico che ha abitato nella scuderia di Zelig per ben 7 anni. È il papi più famoso d'Italia. Chi di voi non si è mai sentito dire il tormentore papi? Chi sei? Ce la fai? Sei connesso? Okay. È con grande piacere che accogliamo lui, il papi ultras per eccellenza, direttamente da Zelig, Pino Campagna. Bellissima gente, grazie dell'applauso spontaneo, veramente. Da qui, vedi. Che cazzo hai mangiato? Anche di qua, bella. Bellissima gente. San Severo, la terra mia, la provincia di Foggia. Che io, quando vengo qua, io mi emoziono sempre. Ogni volta che metti i piedi in dalla terra, poi la ciacca una merda, va bene. È normale, perché a Foggia voi come siete un merda, ci sta. Va bene! Io ancora non ho sentito l'applauso! Ma siete venuti tutti per me! Sì! E chi cazzo va? Sto dire che sono...
Venivo io da voi, che bello, mamma, quanta gente. Che bello, veramente. Cioè, io il primo giorno sono andato a Zenith, sono Vanessa, ero 2003, perché è meglio che mi chiami chiaro una cosa. Il primo pugliese, nonché foggiano, a portare il nome di Foggia alla Down, eccetera, a Zenith. Meglio una corsia dalla casa del sogno della sofferenza. Guarda, lei che cazzo facite una rasoio? Ma qua mi sveglio che stanno sotto anestesia qua. Quindi si un dottor House là con bastone. Cioè non lo so, ragazzi, io viene un foggiano tra i foggiani e questa è l'accoglienza! No! Sei connesso? Comunque, facciamo subito un primo coro alla Papi. Quando facevo il Papi a Zenith, questo coro lo dedichiamo, è semplice, e la gente come noi non molla mai. Questo coro lo dedichiamo all'Ucraina. Basta. La gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai, la gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. Ora ne facciamo un altro, ne facciamo un altro, giù la base. Siamo noi, la San Severo vera, siamo noi. È facile, no? La San Severo, quella vera, siamo noi. Siamo pronti, guardate che andiamo sui social. Non fatemi fare brutta figura! Siamo noi, siamo noi! Siamo noi, siamo noi! Siamo noi, siamo noi! Cazzo! Siamo noi, siamo noi! Siamo noi, siamo noi! San Severo, quello vero, siamo noi! Siamo noi, siamo noi! Siete troppo figli da puttana! Ma perché non è così? A Milano quando la gente vi incontra per strada è educata, gli dice la signor Campagna, lei è veramente grande, ci fa fare un sacco di risate, complimenti. Non alzo una mano, non fa un dito. Appena arriva Foggia, oh, chi ti ha mucchiato? E il spol, bulmo cammam. Ecco lo cornetto da frate. Dici che sorte. Va bene, a San Severo vogliamo questo applauso, dai, su Instagram. E siamo a San Severo. 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 Me la basta, ma tu cazzo, eh? No, scusate il linguaggio un po' colorito, ma io quando vengo nella mia terra mi lascio prendere dall'entusiasmo e faccio le differenze tra Milano e qua. E no, ci potevo mettere alla mangiare le 7:30. Io mi guardo come cazzo fanno a mangiare le 7:30. Io le 7:30 agli ancora di giri quello del mezzogiorno qua. E quel male, no, perché è tutto diverso. Io mi ricordo il primo giorno che sono stato a Milano, stavo via a Migliermo, avevamo 30 anni, perché sono 30 anni che sto su. Siamo arrivati a Milano, avevo l'annuncio perfetto, è venuto un treno, siamo arrivati con 14 valigie, uno con i vestiti e 13 che cosa da mangiare. Appena siamo arrivati al binario 22, mia moglie mi fa, ma dopo, no? A Milano stanno 22 binari, ma perché? A Foggia 5 ce ne stanno e 3 sono morti. Vabbè, ma qua siamo a Milano, sta zitto, fino a me. Scendiamo queste valigie,
perché è bello, perché arriva a Milano, l'annuncio di treno, sono ben come qua. Gli annunci di treno sono perfetti! Andiamo a centrare, il treno 747 per Varese è pronto a binario 12. Da Milano a Varese ferma a Segrate, Linate, Lambrate, Besnate, Capriate, di Mercato. E le altre fermate me le sono dimenticate. Tu vai a Foggia, vai a Foggia e ti trovi nella sala d'aspetto che confina con il primo binario, che quando arriva un treno fa così e fa, sono dagli lipi, arriva un treno da Lecce che ti porta a Milano, stridolio delle rotaie, e si dell'annuncio, Bari, stazione di Foggia, ripeto, Bari, stazione di Foggia, gli dico, do cazzo stai, che buona foto, e quello mi risponde, un attimo che controllo, c'è proprio il dialogo con la cabina radio, capito, no? È tutto diverso, l'orologio mia, io l'ora l'ho imparata a Milano, mica io usavo l'orgi, no, perché a Foggia, quando c'è la vedere, io alle tre stavo al bar, come le vedi? Qui posso riprendere, ti trovo? Sì, sì, no, l'hai preciso. Esatto. Scusi, che ore sono? E 27. Cosa? È 3 minuti. Esatto. Dell'1, delle 2, delle 3. E 27, che so? Vabbè, chiedo un altro, scusi, che ore sono? E 45. Ma di giugno, marzo, aprile. Ma puoi dire? Ho imparato da loro, quando loro mi cercavano a me l'orario. Scusi, che ore sono? E 42. Scusi, non capisco. E cazzi tuoi, fratello! Vorrei imparare da me. E così la stessa cosa. Tu vai, quando tu arrivi a mia vita, un sacco di cose. I cartelli di benvenuti da tutte le parti, benvenuti a Milano, benvenuti a Milano 2, benvenuti a Milano 3. Se via Foggia c'è scritto che cazzo sei venuto a fare? Perché giustamente, tu via Milano, io, siamo usciti, appena siamo scesi dal treno, questi 14 valigi, venivamo a capostazione, mi arrisa al 100%, ma non è che teneva il cappello da capostazione, la giacca, il cravattino nero, la divisa, no, tenevo un cappello da cowboy, tenevo un fucile, gli speroni, un film West, sembrava un film di Sergio Leone, dell'alto parlato, della sta musica. E questo mi guardava a me migliore. E diceva migliore, che cazzo è quello qui? Tacito, barra le fuggiute. Vai lui mi fa, ehi tu, faccia di merda. E mia moglie, ma dopo Pino, sei già sparsato la voce, ma che cazzo? Ma mi sparo, tacito, barra le fuggiute, piacere. Scusi, chi è faccia di merda? Lo dico te, te. Te, come ti intitoli? E che cazzo, non ci dici, ti intitoli? Piacere, come ti chiedo, tacito. Buongiorno, piacere, Pino. E lei? Massimo Piercarlo Maria Giovanni. E mi chiedo, Massimo Piercarlo Maria Giovanni. E che cazzo è, la riunione di condominio? E la cooperativa? Chi è che l'amministratore? Tacito, faccia il futuro con me. E allora? Vede le valigie? E dice il milanese a mia moglie, ehi sciura, che c'è? Cosa è che schifo? Mi chiede, ma che cazzo è che squick? Che cioccolato? Che è? Non si capisce, sono due lingue completamente diverse. A un certo punto dice, allora sia chiara una cosa in sci, per un negro musulman, stia alla larga da Milano. Droga a pirla e quattun, andrà fuori di qui un. E mi chiede, mi dice, va a dire, ma fa mocca a mano. Finita questa. A chi ti va a fare battaccino? Ho tappato la bocca. Cosa dire la sciura? No, volevo sapere che ha mangiato vostra madre. In che senso? Va a fare mocco, vuol dire vuole andare a fare in bocca a vostra madre. Volevo capire che cosa avete mangiato. E che mangia io? Mangio la cassola e il gorgonzola. E voi? Sciura, cosa l'avete mangiato? E che mangiate? Come leggeri. Cioè? Le verdure! Ah, verdure! Siete vegani? No, siamo foggiali, va a far culo, vai, sono giù! Tempo fa andai a Foggia per trovare i miei fratelli e dovevo pagare una bolletta. Allora sono entrato alla posta
e sono andato alle 2 il pomeriggio dove sta il Nishu e stanno tutti quanti in gomma, a Foggia, dove stanno tutti quanti così. Sì. Veramente è una cosa pazzesca, non c'è nessuno per strada. Sono entrato all'ufficio postale centrale, viene il viale 24 maggio, entro, non c'è nessuno in posta, boh, siamo specie sotto. Vedo l'impiegata dietro lo sportello assorta nel suo lavoro. Dico scusa, la sveglio. Non parlavo, gesticolavo. No, dico, devo versare dei liquidi. Beh, il bagno sta in fuori. Grazie mille. Devo fare un bagno, c'è pure la carta. Scusa, ma ti sei fumata? Lei dice, il ricevutore dorme, si fuma. Devo fare un'operazione qua, postale. Beh, mettiti in fila. In fila. Mettiti in fila. Ma invece c'è in sciuca. Guarda che... Mettiti in fila! Ma cazzo voglio mettere in fila? 5 minuti, 10 minuti, dopo un quarto d'ora mi avvicina la guardia, ma vedi sta stronzo. Poi chi ha detto stronzo? Ma tu trovo con tutta sta cazzo di gente, oh!